Sono mille papaveri rossi. Russia 117, un impero gigantesco nel quale si mescolano l'est europeo e l'Asia settentrionale, duplicità continentale che forse ne spiega la fisionomia, ancora in quell'anno enigmatica, chiusa, sfuggente. Qui le grandi dottrine, i grandi sommovimenti ideologici e sociali che hanno fatto del resto d'Europa il centro propulsore della politica mondiale sono arrivati in forma di debole eco. Qui la rivoluzione francese ha significato soltanto il preludio all'invasione napoleonica. Russia 1917, un paese da 4 anni in guerra con gli imperi centrali, a fianco delle potenze d'Occidente, da 11 retto da una singolare monarchia che si dice costituzionale, ma che nel breve arco di un decennio ha soffocato 3 volte il Parlamento, la Duma imperiale. La guerra europea proietta la Russia in una nuova dimensione. L'iniziale concordia dei partiti, che sembra caratterizzare la Quarta Duma, si infrange nella rivoluzione del febbraio 17. Lo zar Nicola abdica per sé e per il figlio. La Duma esprime un governo provvisorio, minacciato alla destra dai tetri fantasmi di un medioevo represso e non cancellato, da sinistra dalla pressione degli operai delle officine e dei contadini poveri, la cui delusione nelle nuove istituzioni sarà coordinata da Lenin nel movimento bolscevico. Gli altri partiti, a destra i monarchici e i cadetti, o partito della borghesia liberale, a sinistra i socialisti rivoluzionari, i socialisti marxisti, i menscevichi, saranno travolti. Così anche la Russia è sospinta dalla prima guerra alle soglie di un mondo drammaticamente diverso dal precedente, all'inizio di una crisi di crescenza che ancora oggi non si è conclusa. Dei grandi protagonisti delle vicende russe del 17, da cui è nato lo Stato sovietico, soltanto uno è oggi ancora vivo: Alexander Fyodorovich Kerensky. Qui Nuova York, vi parla Ruggero Orlando. Siamo qui all'angolo di Park Avenue e della 91esima strada, in un quartiere che a pochi passi dai grattacieli di Park Avenue ha mantenuto quelle che si chiamano le townhouses, piccole case di lusso, 3-4 piani, case che appartengono talvolta a una famiglia, come quella dove è ospite Alexander Fyodorovich Kerensky. A 86 anni di età, a 50 anni dagli avvenimenti russi del 17, egli li rivive con la passione dell'uomo che in essi ha bruciato la sua esistenza, che è stato battuto senza aver trovato comprensione in nessun settore politico. Anche se è autore di importanti opere storiche, per i più Kerensky è soltanto un nome, simbolo polemico di una politica incapace di fronteggiare una situazione rivoluzionaria e quindi destinata al fallimento. Ma la sua interpretazione dei fatti, anche se soggettiva e contestabile, rimane comunque la testimonianza affascinante di un ministro e del presidente del governo che resse la Russia dal febbraio all'ottobre del 17, in quei pochi mesi cioè che furono decisivi non solo per la Russia, ma per l'equilibrio del mondo. Il suo governo è stato il primo ad essere abbattuto dall'ondata dei movimenti totalitari tra la prima e la seconda guerra mondiale. Come accadde che lei venne a trovarsi alla testa di questo governo, di questo primo esperimento democratico in Russia? Beh, prima di tutto, la Russia nel periodo che precedette la prima guerra non era più retta da una monarchia assoluta. La Russia era a quel tempo una vera e propria monarchia costituzionale sulla via di un pieno sviluppo industriale, agricolo, sociale e culturale, eccetera. Quello fu forse il più brillante periodo della storia russa. Dopo dopo la rivoluzione del 1905, in seguito alla quale il popolo ottenne tutti i diritti essenziali della libertà umana. Centotrent'anni prima, la romantica e disordinata avventura del cosacco Pugachev si lascia alle spalle i cadaveri di 1500 grandi feudatari. Ora, nel 1905, la fame di terra dei contadini russi torna ad essere la molle più violente della rivoluzione, accanto ai fermenti dell'esercito e al malcontento degli operai. Sono le tre forze popolari che dovranno avere successo tra 12 anni. Lenin definisce la rivoluzione del 5 la prova generale di quella del 1917. Anche i soviet, i consigli operai che incarneranno il successo di quest'ultima, appaiono per la prima volta nel 1905. Il sabato di sangue a Pietroburgo, l'ammutinamento della flotta a Kronstadt e a Sebastopoli, i grandi scioperi. Quando lo zar concede la Costituzione e le libertà civili, quando convoca la Duma imperiale, si illude che questi provvedimenti potranno essere riassorbiti nel tempo. Ma il logorio a cui crede di sottoporre le nuove istituzioni democratiche, i reiterati scioglimenti del Parlamento, valgono invece a sviluppare la presa di coscienza del popolo. Il tramonto dello strapotere zarista prelude al collasso definitivo del 1917. L'affermazione di Kerensky che la rivoluzione del 1905 portò alla instaurazione in Russia di un regime parlamentare rappresentativo è, a mio giudizio, una affermazione ottimistica che non può essere accettata sul piano storico. La rivoluzione del 5 fu indubbiamente un avvenimento importante che avrebbe potuto modificare l'ordinamento interno della Russia qualora da parte di Nicola II vi fosse stata la ferma volontà di mutare l'ordinamento autocratico. In Nicola II questa volontà non ci fu. Per questo noi possiamo dire che la rivoluzione del 1905 non portò alla instaurazione in Russia di un regime parlamentare effettivo, non portò la creazione di una vera e propria rappresentanza democratica, sia pure su basi ristrette, ma portò alla creazione di una autocrazia parlamentare. Infatti, nonostante la creazione della Duma, i poteri dell'autocrazia rimasero immutati. I ministri furono sempre direttamente responsabili di fronte al sovrano e non di fronte all'assemblea degli eletti del popolo. Per questo il periodo che inizia col 3 giugno 1907 con la creazione di questa autocrazia parlamentare si conclude poi nel 1917 con la rivoluzione di febbraio prima e la rivoluzione di ottobre. Poi. La Duma, il Parlamento, era libero di discutere allora? Sì, il Parlamento era libero, ma accadeva un fatto molto insolito, e cioè che l'imperatore, il quale per la verità aveva una strana psicologia, continuasse ad avere l'intenzione di restaurare la monarchia assoluta in tutti i sensi. E io penso che sia una cosa accaduta ben poche volte nella storia, che un sovrano appena firmato un proclama costituzionale intrighi poi per ripristinare il vecchio stato di cose. Quando nel 1914, cioè quando scoppiò la guerra del 14, il popolo russo, tutto il popolo, dai conservatori moderati fino a coloro che militavano nei partiti socialisti, si stava preparando per l'ultima lotta, l'ultima battaglia contro i residui della monarchia assolutista. E nel pieno di questa lotta scoppiò la guerra, purtroppo. Che salvò l'assolutismo. La guerra è stata un'immensa catastrofe per la Russia, poiché in quel momento noi avevamo bisogno di almeno 5 o 10 anni di pace per consolidare la democrazia e per eliminare l'influenza di Rasputin e degli ambienti più reazionari della corte imperiale. Firmando nel 1914 l'ordine di mobilitazione dell'esercito russo, Nicola II firmò pure, inconsapevolmente, la sua sentenza di morte e quella del sistema da lui impersonato. La guerra sembrò ridare forza ai reazionari. Capeggiati da Rasputin, dopo i rovesci militari, essi intrigarono per una pace separata con la Germania e per la restaurazione dell'assolutismo, secondo la formula «al popolo l'opinione», allo zar la decisione. Si progettava ancora un altro scioglimento della Duma, attribuendone la necessità allo stato di guerra. Un giorno lo speaker della Duma ricevette l'ordine dall'imperatore di rinviare per qualche tempo la Duma stessa. A mezzanotte la notizia si sparse e fu l'inizio della rivolta dei reggimenti della Guardia. Così in 3 giorni la monarchia, la dinastia, tutto l'apparato amministrativo del grande impero russo, tutto l'esercito, 13 milioni di soldati in armi dal Baltico alla Mesopotamia e al Caucaso, tutte queste forze rimasero paralizzate. Quando il governo provvisorio prese il potere non avevamo niente nelle mani. Avevamo soltanto, io e il principe Vov, avevamo fiducia nella forza del patriottismo popolare, senza riserve perché non vi era altro su cui fondare. I soldati erano insorti, senza sapere perché insorgessero. Essi non avevano alcun programma e nessuno che li organizzasse. 3 giorni dopo, i dispacci da tutte le province della Russia, dalla Siberia, dal Caucaso, dal Turkestan, confermavano che non vi era più amministrazione, non vi era più polizia. Le forze che mantenevano la compagine dello Stato si erano dissolte. Fu così che i soviet cominciarono ad organizzarsi, e non soltanto loro. In quello stesso momento tutto il blocco progressista che aveva fino ad allora governato, il blocco dei liberali e dei conservatori moderati, perse ogni forza e ogni possibilità di rimanere al potere. Ecco la situazione che mi ha costretto, dopo molte incertezze, ad entrare nel governo provvisorio, unico esponente della sinistra che in blocco si era tenuta in disparte attendendo la fase giacobina della rivoluzione. Quando scoppiò la rivoluzione e i soldati si schierarono al fianco del popolo con il corteo dei manifestanti che attraversava Pietrogrado, le classi dirigenti, voglio dire la borghesia liberale e i suoi rappresentanti alla Duma dell'impero, rimasero smarriti. C'era qualcuno che si auspicava dei cambiamenti, ma soltanto un cambio di regime, non certo una rivoluzione. Ebbene, nell'ambito di questa assemblea che costituiva la Duma del 17, il 27 febbraio, quando la maggior parte dei deputati ha paura e cerca perfino di evitare il contatto con i manifestanti, Alexander Kerensky dà prova di una presenza di spirito straordinaria, invitando i deputati ad accogliere benevolmente gli insorti e si lancia ad affrontarli, riuscendo in qualche modo ad agganciare il potere legislativo alla rivoluzione trionfante. Lei sostiene, Monsieur Kerensky, che malgrado la guerra, nonostante la tragedia degli eserciti tedeschi che in quel grave momento dilagavano nel cuore del territorio russo, malgrado la corruzione della corte zarista, malgrado Rasputin e gli altri, malgrado questo, lei sostiene che il governo provvisorio abbia avuto la capacità di realizzare delle riforme sociali e porre le basi della democrazia. Oh, certo, lei capisce. Fu una cosa estremamente emozionante perché, vede, in quel momento tutto il popolo russo era entusiasta per la totale scomparsa del vecchio regime. Era stata una liberazione. E anche noi che eravamo nel governo, anche coloro che non erano preparati a questo nuovo clima, a questa nuova libertà, sono ad un tratto cambiati in seguito al miracolo della completa disfatta dell'antica tirannia. È stata la libertà, che ha sostituito così la struttura statale che stava venendo meno. Sì. Allora, il governo provvisorio, che preoccupava molto seriamente, perlomeno nei primi tempi della sua attività, i liberali e anche i conservatori liberali, il governo ed io abbiamo promulgato le maggiori riforme che fossero possibili in un così breve periodo di tempo e in condizioni francamente disastrose, e cioè... Che ecco, genere di riforme, Monsieur Kerensky? Prima di tutto proclamazione. Noi abbiamo deliberato di proclamare la libertà e l'uguaglianza di tutte le popolazioni e di tutte le persone in Russia e poi, in secondo luogo, l'eguaglianza dei diritti per tutti i componenti di una medesima famiglia. Eguaglianza di nazionalità. La Russia doveva diventare una federazione di popoli liberi ed uguali. E poi abbiamo anche affrontato la questione delle religioni. Noi abbiamo soppresso senza esitare la situazione privilegiata in cui si trovava allora la Chiesa ortodossa rispetto alle altre religioni. Lei capisce che si trattava di fatti straordinari, realizzati da parte di gente che non era mai stata prima di allora al governo. Effettivamente il governo Kerensky introdusse parecchie riforme, ma il popolo russo non se ne accorse nemmeno, giacché le riforme che erano state promesse da Kerensky, vale a dire l'eguaglianza per le donne, vale a dire la giustizia e tanti altri provvedimenti legislativi di varia natura, ebbene, queste riforme per il popolo russo erano già implicite, erano state conquistate in seguito alla vittoria sullo zarismo e sembrava tutt'al più che il governo Kerensky si contentasse di legittimare e di legalizzare ciò che era stato acquisito. Il popolo russo attendeva infatti delle riforme profonde, delle riforme che avrebbero cambiato la natura dei rapporti fra i cittadini, fra i ricchi e poveri, i contadini e proprietari terrieri, i rapporti tra i militari. La Russia era entrata nella prima guerra mondiale impreparata, come in altri momenti della sua storia. Fu subito evidente l'inferiorità, almeno rispetto alla Germania, in ogni cosa, tranne che nella forza numerica. Il crollo del fronte occidentale russo provocò negli alti comandi militari una crisi che doveva contagiare ben presto la struttura dello Stato. L'offensiva di Brusilov nell'estate del 1916, chiesta dagli alleati per risolvere la critica situazione del fronte francese, si rivelò una vittoria di Pirro. In una riunione della Duma, il capo dei cadetti, Miliukov, affermò che l'incapacità del governo e degli alti comandi rasentava il tradimento. Nel 1917, una missione militare alleata venne a verificare il potenziale militare russo. Essa dovette constatare che a Pietroburgo si aveva fiducia nelle incommensurabili distanze, nelle strade impossibili e nella grazia di San Nicola, patrono della Santa Russia. La situazione militare della Russia in quel momento non era certo la migliore, mi pare. Sì, la situazione in quel momento non era la migliore in Russia, ma non si può dire che fosse buona neanche in Germania. E come era in generale la situazione? C'erano stati molti morti. Mi sembra che l'esercito russo avesse avuto più perdite degli altri eserciti alleati, è vero? Sì, questo dipende dal fatto che eravamo i soli, a differenza degli alleati, ad avere 13 milioni di mobilitati. Lei capisce cosa significa? 13 milioni di soldati che stavano combattendo sui nostri fronti e in un momento certo non favorevole, come invece era per i nostri amici, i nostri alleati dell'Occidente. Beh, non ci dimentichiamo che nel 14 abbiamo salvato, sì, probabilmente abbiamo salvato la Francia durante la terribile battaglia della Marna, che si concluse poi con il miracolo della Marna. Su questo punto sono pienamente d'accordo con Kerensky. Le truppe russe hanno avuto una parte rilevante durante i mesi successivi alla rivoluzione di febbraio ed hanno perfino costretto le truppe tedesche a spostarsi non più da est verso ovest, bensì da occidente verso oriente. Nel 17 accadde che la grande disfatta paralizzasse l'esercito anglo-francese appunto per tutta la durata dell'estate. E quando il vecchio esercito russo venne ricostruito, non come prima, ma quel tanto che bastava per continuare le operazioni militari, gli alleati ci supplicarono di salvarli, di salvare il fronte occidentale dall'urto contro i tedeschi, contro la Germania, giacché Ludendorff in quel momento si accingeva a sguarnire il fronte russo. In che periodo, in che mese accadde? Questo accadde tra la fine di aprile, sì, del mese di aprile e l'inizio di maggio. E perché questa azione fu chiamata offensiva Kerensky? Oh, si sono dette in seguito molte idiozie, che io avevo intenzione di diventare una specie di Napoleone, di prendere Berlino, eccetera, eccetera. Niente di tutto questo. Vale a dire che si trattava solo di un obiettivo strategico, e cioè fare pressione sull'esercito tedesco per cercare di alleggerire il fronte occidentale. Per alleggerire il fronte occidentale e per non permettere a Ludendorff di compiere una seconda offensiva militare. Sì, ecco, un'offensiva nel mese di agosto, alla fine di agosto, prima dell'arrivo dei rinforzi americani. E ottenemmo lo scopo. E gli alleati lo hanno riconosciuto? No, mai. Nelle memorie dei generali tedeschi di Ludendorff e di Hindenburg si legge che l'offensiva Kerensky ha impedito alla Germania di concludere vittoriosamente la guerra nel 17. Ma gli alleati mai. In seguito le cose sono cambiate. Infatti, dopo lo scacco dell'offensiva Kerensky, in giugno, i tedeschi videro di non avere più da temere dall'esercito democratico e allora, unitamente agli austriaci, spostarono le truppe sul fronte italiano o su quello occidentale. Nell'aprile del 1917 Lenin tornò in Russia. Il governo provvisorio lo accusò di essere un agente al servizio della Germania. Furono pubblicati dei documenti che dovevano provare come i bolscevichi avessero ricevuto denaro tedesco. Ma in quei giorni le circostanze di queste pubblicazioni le resero sospette. Il governo provvisorio era infatti preoccupato per la rivolta di luglio ispirata dai bolscevichi. Gli archivi tedeschi, aperti da qualche anno ai ricercatori e agli storici, hanno consentito di approfondire questo aspetto degli avvenimenti del 1917. Questa è l'opinione di Kerensky. Ma ecco, mi sembra che sia un fatto indiscutibile, perché già allora il governo provvisorio ha ricevuto, prima cioè che avvenisse la pubblicazione dei documenti degli archivi segreti ritrovati in Germania, documenti che appartenevano al Ministero degli Affari Esteri a Berlino. Abbiamo ricevuto, dicevo, prima della loro pubblicazione, dei dati precisi, esatti, che ci sono stati forniti personalmente da Messie Albert Thomas, ministro dei rifornimenti del governo francese di quell'epoca. Egli dette il permesso di rendere noto, di rivelare il suo nome soltanto dopo la sua morte. Lenin era in quel tempo in relazione con la Germania. Lenin ricevette 40 milioni di marchi oro per impadronirsi, se così si può dire, della Russia, e altri 40 milioni d'oro di marchi oro per consolidare e rafforzare il suo governo a Mosca. Sono fatti e adesso sono i documenti a parlare. Ma a quel tempo naturalmente noi non sapevamo l'esatto ammontare di questa somma. Non lo sapevamo con esattezza, quantunque fossimo già riusciti ad avere nelle nostre mani la lista delle banche e conoscessimo la strada percorsa dal denaro per arrivare da Berlino a Pietroburgo. I comunisti ripetono che lei ha calunniato Lenin. Continuano a ripeterlo, vero? E non hanno ammesso mai, non hanno mai ammesso questa azione. Eppure essi avrebbero potuto dire: Noi siamo gente che non riconosce il sentimento patriottico di uno Stato di tipo borghese. Per noi lo Stato borghese è nemico, qualsiasi Stato borghese, sì, si è trattato della Russia, non fa nessuna differenza. E in quanto a Lenin, si è servito dei tedeschi per il fine, per la vittoria della rivoluzione mondiale. Tutto questo per noi è accettabile, ma non osano dirlo questo. Non osano dirlo. Mai, ma oggi è perlomeno comico, perché tutti quanti possono leggere i documenti originali, documenti autentici delle trattative fra i diplomatici tedeschi e gli emissari di Lenin. E insomma, per finire, tutto questo master plan era stato preparato da un russo, un ex suddito russo, il dottor Elfan, che è divenuto in seguito molto noto con il nome di Parvus. Il problema dei rapporti fra Lenin e i tedeschi è più complesso di quanto non lo prospetti il presidente Kerensky. Innanzitutto un primo punto. I tedeschi avevano interesse a lasciare rientrare Lenin in Russia, avevano cioè interesse ad aiutarlo materialmente. È naturale. Gli archivi tedeschi testimoniano non una ma 10 volte che Bethmann Hollweg ha fatto di tutto per accelerare il rientro di Lenin in Russia, sapendo benissimo la funzione che poteva avere: dissolvere la resistenza nazionale, ottenere la pace separata, eccetera. In seguito ha più o meno lasciato che Parvus e qualche altro alimentassero le casse del partito bolscevico perché la sua propaganda nella stessa Russia fosse più efficace. Sapeva Lenin che i tedeschi davano loro dei fondi più cospicui di quelli di altri? Non mi pare vi siano elementi che possano garantirlo. Per molto tempo, fino a che i documenti del Ministero degli Affari Esteri tedesco non vennero divulgati, questo era un punto che poteva essere seriamente dibattuto e contestato, ma oggi non è più materia di discussione. Esistono i documenti e nel libro che ho pubblicato recentemente in America riproduco questi documenti in facsimile. Tra gli altri, quello nel quale il ministro degli affari esteri dell'impero tedesco Barone von Kuhlmann riferisce al Kaiser che il governo imperiale ha elargito continui aiuti finanziari ai bolscevichi e che questi aiuti hanno permesso loro di potenziare la pubblicazione del loro giornale La Pravda al fine di sostenere, di organizzare la propaganda tra le masse e di allargare le basi di un partito che originariamente contava pochi iscritti. Le difficoltà per il governo provvisorio si accrescevano di giorno in giorno, ma in questo periodo il ruolo di disturbo da parte dei bolscevichi è relativamente modesto. Dopo il fallito tentativo di impadronirsi del potere a luglio, Lenin era fuggito in Finlandia. La minaccia più seria per Kerensky in quel momento sembrava venire decisamente da destra. Alexander Fyodorovich, se Lenin come uomo era stato battuto, se come movimento era stato battuto, così presto, così completamente, come spiega lei che dopo 3 o 4 mesi, nell'ottobre, Egli ha potuto conquistare il potere, ha potuto conquistare la Russia. È la domanda più amara quella che lei mi sta rivolgendo, perché è vero innegabilmente che dopo la fuga di Lenin era cominciato il periodo più tranquillo, si può dire, della rivoluzione democratica dal punto di vista della riorganizzazione dello Stato, ma nel momento stesso in cui il pericolo della sinistra era scomparso, in quel momento gli uomini della destra, non certo i reazionari, no, perché i generali non erano affatto monarchici come si può credere, ma pensavano a una dittatura piuttosto, costoro decisero che era arrivato il momento di farla finita con un regime democratico, secondo loro, in mano ad uomini incerti, deboli, che non capivano i veri interessi della Russia. Allora la destra cominciò a sostenere i generali Kornilov, Alekseev, Denikin e tutti gli altri. E Wrangel era già all'orizzonte? No, Wrangel era un uomo assai intelligente, molto più degli altri, tuttavia finì anche lui col mettersi contro gli istituti civili, purtroppo. Giustamente Wrangel scrisse molto tempo dopo che con il suo colpo di Stato non riuscito il generale Kornilov aveva annientato, distrutto tutto il lavoro di 6 mesi per ricostituire la forza dell'esercito, la forza delle armate russe. Il progettato colpo di Stato dei generali ha richiamato in patria Lenin, che in quel momento si trovava in Finlandia, e lo ha fatto ritornare per fare la guerra al governo provvisorio. Quando le conseguenze di questa cospirazione dei generali cominciarono a farsi sentire, allora Lenin scrisse dalla Finlandia che la situazione in Russia era completamente cambiata grazie a quell'incredibile avvenimento, cioè grazie alla sommossa dei generali, e che era opportuno che si riprendesse la battaglia, che si riprendesse la lotta contro Kerensky. E allora, in che modo questa battaglia, in che modo questa lotta è stata organizzata? Lenin assunse la maschera del più perfetto democratico e cominciò a persuadere il popolo a Pietroburgo, i soldati e gli operai, quelli del tempo di guerra, non gli operai veri e propri e dei soldati veri e propri, che Kerensky, che il governo, cioè che il governo e soprattutto Kerensky, lui personalmente voleva fare la pace separata con la Germania. Lo diceva Lenin. Sì, Lenin. E che io volessi richiamare Balaim e ordinargli di occupare Pietroburgo per salvare il regime borghese in Russia, che non volevo più convocare la Costituente, l'Assemblea Costituente, che avrei ripreso le terre ai contadini. È questo che Lenin andava dicendo ai soldati e agli operai. I generali ribelli al governo provvisorio. I generali nel frattempo hanno organizzato con i civili, cioè con tutti, come dire, con tutti i partecipanti alla cosiddetta rivolta Kornilov, un movimento. Un movimento la cui parola d'ordine era questa: lasciate che Lenin la faccia finita con Kerensky e dopo noi torneremo e creeremo un governo nazionale forte. Insomma, hanno sostenuto che se io non fossi stato sopraffatto dalle sinistre lo sarei stato dalle destre, e quando questi due estremi si sono, come dire, uniti, si sono coalizzati. Sì, coalizzati per attaccare, per finirla con me. Al tempo stesso nei partiti socialisti, socialdemocratici e socialrivoluzionari, il primo giorno dopo la notizia dell'arresto di Kornilov si sparse il panico. E io allora, già che ho un po' di intuito politico, compresi che ogni cosa a quel punto era alla fine. L'assalto al Palazzo d'Inverno. Questa pagina della rivoluzione del 1917 segna in termini drammatici la fine del governo provvisorio. Al momento del colpo di Stato a Pietroburgo io mi recavo al fronte, verso il nord, e laggiù ho trovato reparti di cosacchi e quindi siamo ritornati a Gacina ed è stata l'ultima battaglia tra il governo provvisorio e i bolscevichi. Alla fine siamo stati costretti a ritirarci perché non avevamo forze sufficienti. Poi i cosacchi e rappresentanti dei bolscevichi, con alla testa il famoso Dybenko, arrivarono ad un accordo con cui Dybenko concedeva ai cosacchi di tornare liberi e armati alle loro case sul Don, mentre io sarei stato consegnato ai bolscevichi per essere giudicato a Pietrogrado. Quando seppi di questo accordo, dissi a Winner, il mio aiutante di campo, che piuttosto di arrendermi ai cosacchi e ai marinai di Dybenko avrei preferito suicidarmi. Ma mentre i bolscevichi rompevano nelle sale del palazzo di Gatchin, io, aiutato da un gruppo di ufficiali, riuscii a fuggire. Così è finito il governo provvisorio, ma in quel momento aveva anche inizio quella guerra civile che era destinata a durare per quasi 2 anni, anzi per più di 2 anni. Monsieur Kerensky, lei ha preso parte, direttamente o indirettamente, da vicino o da lontano, a questa guerra civile? Mi dica. No, non ho preso parte a questa guerra civile. Ho abitato, sono rimasto in Russia ancora 8 mesi, vivendo underground, come si dice? Clandestinamente. Clandestinamente. Ritengo che il punto debole del governo Kerensky fosse innanzitutto la stessa persona di Alexander Kerensky. Bisogna immaginare Alexander Kerensky a 35 anni, un giovane pieno di generosità, pieno di entusiasmo, un romantico. Apparteneva alla grande famiglia di quegli eroi russi tratti dai romanzi di Chekhov, un uomo istintivo, un uomo sentimentale. Voleva che in Russia si producesse una rivoluzione incruenta, una rivoluzione all'acqua di rose, una rivoluzione di gente che aveva preso la lezione della storia e che voleva evitare la tragedia. Ma arrivò troppo tardi. Se fosse diventato primo ministro in febbraio, forse avrebbe potuto prendere misure più radicali. Tra luglio e ottobre il dado ormai era tratto. Tra la estrema destra, che vuol far rinascere il vecchio regime, e i bolscevichi o quelli che li seguono, li precedono, i contadini, gli operai, che vogliono una rivoluzione assoluta, l'epoca del sentimentalismo e del romanticismo di Kerensky era passata. Non è il liberalismo che si vuole, ma una trasformazione radicale, brutale, totale di tutta la società. I motivi di debolezza del governo Kerensky possono essere ricercati in fondo nella stessa personalità di Kerensky. Kerensky era un avvocato che credette, grazie alla suggestione che la sua capacità oratoria destava, credette appunto di poter essere un abile capopopolo e si illuse in questo. Il maggior difetto di Kerensky fu di prendere per realtà quelle che erano le sue illusioni, e per questo egli in fondo finì per essere travolto dagli avvenimenti. È indicativo il fatto che dopo il colpo, il tentativo insurrezionale di Kornilov, del generale Kornilov, Kerensky fece appello ai bolscevichi, a tutti gli esponenti del movimento rivoluzionario di sinistra, per sostenere il governo provvisorio contro la minaccia del generale Kornilov. E a questo proposito si ricorda l'intervista, per così dire, che i marinai di Kronstadt, con l'autorizzazione di Kerensky, ebbero con Trotsky, allora imprigionato, come molti altri esponenti del partito bolscevico. E mentre i marinai di Kronstadt, fedeli sostenitori dei bolscevichi, non volevano appoggiare Kerensky, Trotsky suggerì loro di eliminare prima Kornilov, che poi Kerensky sarebbe stato eliminato a suo tempo. E quindi i marinai di Kronstadt, appunto, aiutarono Kerensky a sbarazzarsi di Kornilov, e quando giunse il momento aiutarono i bolscevichi a sbarazzarsi di Kerensky. Le ragioni della caduta di Kerensky non sono imputabili alle manifestazioni dell'ottobre, ma soprattutto al tramonto, al declino della popolarità del capo del governo provvisorio Alexander Kerensky. Egli era un uomo di grandi capacità. All'inizio, proprio grazie alla sua arte oratoria, era riuscito ad avere un ascendente enorme sulla folla. In seguito non si rese conto che stava perdendo terreno, che il suo momento era tramontato. È probabile che i suoi errori politici abbiano contribuito a questo, ma è certo che egli non riuscì più a riconquistare quel fascino che nei primi tempi lo aveva reso così popolare e ne aveva fatto una specie di idolo delle folle, e non solo dei cittadini, ma di tutto il popolo e anche dei soldati al fronte. La gente era pur sempre la stessa ed egli era lo stesso uomo, ma era la situazione ad essere completamente cambiata. Kerensky non lo capì e al momento di affrontare il processo si sottrasse alla lotta. Gli avvenimenti di cui Kerensky è stato testimone appartengono alla storia. Nei 50 anni che sono seguiti, altri sommovimenti politici e sociali, una seconda grande guerra, hanno lasciato il segno nella realtà ed hanno accresciuto la distanza psicologica che ci separa da essi. Per Kerensky, protagonista di un anno ed esule per altri 50, questo processo si è compiuto soltanto sul filo di un'appassionata e personale valutazione di quei giorni che tanto dovevano influire sulla parte più lunga della sua vita. È in questi termini che la sua testimonianza umana si lascia interpretare. Sono mille papaveri rossi. Ho conosciuto